Buonasera a tutti. Oggi puntata dedicata al Carlino, quindi una razza particolarissima, quella del Carlino. Molti di voi sono proprietari di Carlini, insomma, ho molti Carlini come clienti, quindi conosco molto bene questa razza e tutte le problematiche di questa razza, che non sono poche. Allora, bene. Mi fa piacere di parlare di questa razza perché è una razza particolare, anche perché entriamo in un capitolo importante, di una costituzione particolare che si parla di dismorfismo, dismorfismo. Abbiamo parlato le altre volte del soggetto bilioso, abbiamo parlato del soggetto nervoso. Questo invece è un misto, ecco perché a volte dicevo che a volte le costituzioni difficilmente troviamo un cane che ha una costituzione pura. Questa è una costituzione, c'è un misto, non so se qualcuno di voi si vuole sbilanciare nel dire a quale biotipo appartiene il Carlino, così mi fate capire anche che state incominciando a studiare la materia. E direi di iniziare un pochino sulle origini, le curiosità di questa razza, è una razza molto particolare, antichissima, è una razza antichissima, pensate che già le prime, diciamo, risale a più o meno a 600 avanti Cristo, quindi originaria della Cina, e poi giunse in Europa molto dopo, intorno a 1500-1600. C'ha varie no, denominazioni. Ecco, la denominazione è quella là inglese, il termine inglese pug, che significa pugno chiuso, perché è proprio la struttura di questa faccia, immaginate questa faccia che ha proprio la struttura di un pugno chiuso. Invece da noi si parla di Carlino perché? Perché durante il Settecento Carlo Bertinazzi, che interpretava il ruolo di Arlecchino, grazie proprio alla maschera di Arlecchino, allora si pensò, dato che il cane, sapete, ha questa maschera nera, si pensò quindi di dare il termine Carlino, proprio da Carlo Bertinazzi, quindi Carlo Carlino, proprio per questa fisonomia, questa maschera particolare che ha questo cane. Allora, dicevo che ora un cane molto particolare, ovviamente c'ha tutta una serie di problematiche che ovviamente io mi sono appuntato, ma sicuramente chi conosce questa razza deve conosce, molossoide, bravo, esatto, però parlavamo di biotipo, molossoide, la struttura del molossoide, invece il biotipo è un'altra cosa, no? Vabbè, ve lo dico io, insomma, è un molossoide, sì, giustamente, buonasera, buonasera, buonasera. Allora, incomincio a parlarvi un po' della questa costituzione, che parliamo di un misto, è una costituzione che va dal linfatico al sanguigno, queste due costituzioni. Perché il linfatico? Perché il sanguigno? Allora, direi che ha i caratteri più del sanguigno, è vero? Diciamo, questa sua struttura, questa sua predisposizione verso alcune patologie che rispecchiano un po' il linfatico. Però c'è da dire che in tutto questo fa parte di una costituzione che da un punto di vista omeopatico si chiama florica, però da un punto di vista costituzionale è il cosiddetto biotipo dismorfico. Perché si chiama dismorfico? Perché purtroppo ha una corporatura, diciamo, molto asimmetrica, irregolare, quindi ha un cranio che può essere dal dolico al brachicefalo, in questo caso è un brachicefalo, quindi ha una struttura, avete visto la struttura del brachicefalo, quindi ha una struttura tipo quello classico dell'infatico, quindi un mascellone grosso, ma un pochino più o meno tutta la testa, un pochino, si potrebbe paragonare un pochino al bulldog, no? Come struttura della testa, questi occhi globosi, sporgenti, che lo predispone anche a una serie di traumatismi, soprattutto a una secchezza di questa cornea, perché ovviamente non viene chiuso bene l'occhio, sporge un pochino l'occhio, tende più a, diciamo, a seccarsi se vogliamo, quindi deve essere sempre umettato, bisogna stare molto attenti. Ha queste pliche molto pronunciate che gli possono creare non pochi problemi, quindi in primis bisogna tenerle pulite queste pliche, quindi con una pulizia quotidiana possibilmente, che potrebbe essere il tea tree oil, l'argento colloidale, insomma bisogna pulire in maniera quotidiana queste pliche
che sono presenti sulla narice, no? Sul tartufo. Praticamente, e quando sono molto pronunciate, addirittura i peli di queste pliche possono toccare l'occhio e quindi in alcuni casi purtroppo si deve fare anche una plastica facciale. Difficilmente si fa perché proprio la bellezza di questo cane è proprio la presenza di queste pliche, no? Poi la caratteristica di questi dismorfici, diciamo dismorfico che significa che è una struttura particolare, cioè è irregolare, asimmetrica, presenta una lassità legamentosa, anche a volte una dentizione irregolare, può avere un comportamento instabile, quindi un misto tra irritabile, gioioso, è la caratteristica proprio del dismorfico, ecco, la stessa parola, ha una dismorfia. Molto pronunciata, che si vede anche esteticamente. Possiamo dire che è un misto di due costituzioni con una componente dismorfica, quindi lo rende particolarmente predisposto a alcune patologie che adesso cercheremo di parlare in maniera più dettagliata. Il dismorfico è anche un soggetto abbastanza delicato, perché ovviamente. Pensate che questa razza antica, beh, è sempre stata una razza da compagnia, infatti è un soggetto che deve stare a stretto contatto col padrone, cioè non riesce a tollerare di rimanere solo, perché a volte può andare in ansia, può creare un po' di problemi, quindi è fondamentale la compagnia, una compagnia molto, diciamo, no, chi sa il cardino lo sa che è un soggetto che cerca sempre l'attaccamento continuo al padrone. Però è anche vero che grazie a questo suo metabolismo, che è caratteristico proprio del linfatico in questo, tende alla ritenzione idrica, tende al sovrappeso. Ecco perché bisogna sollecitarlo spesso al movimento, perché se non si fa questo, il soggetto non solo aumenterà questa sua ipotonicità muscolare che è già di suo costituzionalmente, ma creerà tutto uno scompenso dismetabolico, iniziando dall'aumento della insulinemia, quindi aumento dell'infiammazione, aumento dell'acidosi. È un soggetto predisposto al ristagno di liquidi, quindi il muscolo fa in un certo qual modo da pompa per far sì che questo, attraverso il sistema linfatico e il sistema venoso, possa andare poi verso il cuore, altrimenti se non c'è tonicità muscolare c'è un ristagno venoso e linfatico. Ovviamente tutto questo peggiora con l'età, quindi possiamo dire che da cucciolo ha le caratteristiche più di un sanguigno, quindi è gioioso, cioè è molto impulsivo, se lo vedete vuole sempre giocare particolare, però col tempo tende leggermente poi andare verso la tende più andare verso la costituzione linfatica. Quindi comincia a essere, se volete, meno impulsivo, può avere anche un certo carattere un pochino più chiuso, si può rinchiudere un pochino in più col tempo, perché ovviamente si vanno a creare tutta una serie di dismetabolismi. Uno di questi, per esempio, la tiroide è un punto debole di questo soggetto. La tiroide e l'ipofisi sono due ghiandole che funzionano molto poco in questo soggetto e quindi bisogna in un certo modo sollecitarla, questa ghiandola, attraverso tutta una serie di rimedi che poi vedremo, tipo la tirosina, che è un amminoacido che va integrato, ovviamente molto presente nella carne, nelle uova, nel pesce, però allorché poi un'alimentazione carente, che purtroppo molti di voi purtroppo fanno attraverso un cibo industriale che da un punto di vista biologico è molto povero, soprattutto in amminoacidi, allora in questo caso ancora di più questa tiroide non è molto sollecitata. È un soggetto che va anche spinto al movimento, quindi si deve muovere, perché ovviamente se non si muove questo metabolismo si rallenta ancora di più, aumenta la ritenzione, aumenta l'acidosi, aumenta l'infiammazione. È un soggetto tendente alle proliferazioni, quindi può sviluppare proliferazioni, quindi oncologiche, e non solo, poi a questo ristagno produce anche molto muco, quindi è un soggetto molto predisposto alle problematiche delle vie respiratorie, che questo è un punto debolissimo di questo soggetto, le vie respiratorie. Allora, incominciamo a vedere un pochino quali sono i punti deboli di questa razza, che sono tanti, molti di voi,
Suppongo che mi state ascoltando, avete un Carlino, suppongo di sì. Floriana, Antonietta, penso che tutti voi abbiate un Carlino, almeno suppongo, no? Bene. Allora, il punto debole, dicevo, è l'apparato respiratorio, soprattutto delle prime vie aeree respiratorie. Chi acquista un Carlino sa perfettamente che il punto debole proprio sono le prime vie aeree. Perché? Perché ha una predisposizione grazie alla conformazione. Tant'è vero, c'è una particolare caratteristica della lingua che proprio si chiama hanging tongue, cioè praticamente una lingua penzolante, un pochino come avviene anche nel Cavalier King Spaniel, che poi parleremo tra un paio di settimane, tra un paio di mercoledì mi sembra, è in programma il Cavalier King, e anche questo ha la caratteristica, come diceva il Carlino, di mantenere la lingua a volte sporgente al di fuori, eh? Questo ovviamente predispone questa lingua a seccarsi, può screpolarsi, può avere anche dei traumatismi. Ovviamente questo è accentuato poi se ci sono anche delle problematiche neurologiche. Quindi bisogna stare attenti, magari ogni tanto umidificare. Ci sono soggetti che hanno questo difetto più o meno pronunciato, cioè rimane un pochino la lingua verso l'esterno, eh? Quindi la lingua va sempre umettata, lubrificata, magari curata, potete mettere anche dell'aloe, del gel di aloe per cercare di nutrire questa lingua che ovviamente esternamente poi si secca. Un'altra caratteristica importante è questo allungamento del palato molle. Ecco, questo palato molle in alcune razze, in alcune diciamo soggetti può essere ancora di più pronunciato rispetto alla norma. In genere è pronunciato, infatti lo sentite dal respiro. Questo respiro particolare è proprio dovuto al fatto che c'è questo palato molle e allungato, eh? In alcune razze è molto allungato, quindi in quelle situazioni bisogna operare, cioè bisogna asportare una linguetta di questo palato molle perché altrimenti crea grossi problemi di respirazione. E bisogna farlo anche con una certa urgenza, perché? Perché se si rimanda questo tipo di intervento, il soggetto nel respirare fa una sorta di tiraggio, cioè nell'ispirazione questa plica si distende, nel distenderla continuamente aumenta la sua lunghezza, è un po' come un elastico, se voi lo distendete di continuo perde quella sua tonicità e quindi aumenta anche un po' in lunghezza, eh? Quindi se voi questa situazione la rimandate aumenta, peggiora la situazione, non solo, ma a volte in questa espirazione, cioè il soggetto non riesce a incanalare aria, facendo questo movimento, a volte anche nella espirazione, ispirazione forzata, anche gli anelli tracheali possono subire delle distensioni e compressioni notevoli e quindi si possono anche lì cominciare a cedere. Addirittura ci sono dei soggetti che hanno una trachea più ridotta rispetto alla norma e quindi ovviamente passa meno aria, quindi c'è una cosiddetta ipoplasia della trachea. Altri hanno, in aggiunta a queste due particolarità, hanno anche una stenosi delle narici. Quindi praticamente tutto questo crea una difficoltà nell'entrata dell'aria. Quindi il soggetto espande con una certa forza perché deve fare entrare aria, ma nel fare questo distende ancora di più questo palato molle e forza ancora di più questi anelli tracheali. Quindi è un qualche cosa che andrebbe corretto quanto prima, perché altrimenti tutto questo peggiora. Non solo, ma abbiamo detto che il soggetto linfatico è soprattutto un soggetto che sta in ipossia continua, è carente di ossigeno normalmente, vero? Quindi avere un'alterazione, una conformazione di questo tipo non fa altro che peggiorare questa costituzione, aumenta quindi l'ipossia, aumenta l'acidosi, aumenta l'infiammazione. E l'infiammazione e l'acidosi sono due terreni favorevoli a tutta una serie di patologie, tra cui per esempio le allergie, le intolleranze, ovviamente, e le malattie degenerative e anche neoplastiche, eh? Quindi l'acidosi e l'ipossia sono due cose che vanno combattute in questo soggetto, in primis facendolo respirare bene, questa è la prima cosa, eh? È inutile ovviamente evitare, cioè è un qualche cosa che va in primis quella della respirazione, quindi deve entrare ossigeno, eh? Allo stesso tempo bisogna drenare sia il mesenchio, cioè il connettivo di questi soggetti dove hanno una predisposizione al ristagno di liquidi, quindi di tossine,
anche perché, essendo un soggetto tendenzialmente ipotiroideo, ha anche un tono più basso rispetto, per dire, al bilioso. È proprio l'opposto del bilioso, no? Abbiamo parlato le altre volte del bilioso, maltese, border collie, sono soggetti che hanno ipersurrenalismo. Qui invece è proprio l'opposto, eh? Quindi è un tono più basso, hanno tendenzialmente un vago tono rispetto al bilioso, che ha un simpatico tono, eh? Quindi sono due costituzioni completamente opposte. Ovviamente, essendo opposte, hanno bisogno di un'integrazione, di un'alimentazione completamente diversa. È un soggetto che di per sé ha una certa difficoltà digestiva, eh? E quindi in questo bisogna aiutarlo, magari dando anche dei fitoterapici che migliorano la digestione. Per esempio, a volte si può utilizzare un complesso di prodotti che hanno un'azione a volte antiacida, ma allo stesso tempo anche che stimolano un pochino la digestione. Uno di questi potrebbe essere lo zenzero, per esempio. Ma migliorare, frazionare questi pasti e renderli più digeribili, eh? Ovviamente il peggio che si potrebbe fare per questo tipo di cane è dare classico estruso, un estruso che si mette sullo stomaco, rimane lì anche 6-7 ore, quindi dilata lo stomaco. Questi soggetti già hanno una predisposizione, hanno un torace ampio e quindi gli permette anche la rotazione di questo stomaco, quindi hanno una certa predisposizione eventualmente anche a una sorta di torsione, ma non è la razza più predisposta. L'altra volta abbiamo parlato del boxer, che quello è un soggetto sanguigno, lì effettivamente c'è una grossa predisposizione, però anche qui c'è una dilatazione dello stomaco, una cattiva digestione che poi dà una serie di alterata digestione dell'alimento, cioè l'alimento non viene assimilato bene, anche perché tendenzialmente questo è un soggetto che non digerisce bene, quindi bisogna aiutarlo, bisogna anche aiutarlo nella progressione del tratto gastrointestinale, con l'aiuto per esempio di fibre, aiuto per esempio di probiotici, aiuto di prebiotici, che sicuramente migliorano un pochino tutto l'apparato gastroenterico e di riflesso anche lo stomaco e ovviamente il fegato, che in questi soggetti anche lì deve essere sottoposto a delle depurazioni, quindi dei cicli di detossificazione che sono molto importanti. Ricordiamoci che lui è un soggetto tendenzialmente che tende all'acidosi, eh? Poi altre patologie ovviamente sono quelle là cario della colonna vertebrale. Qui proprio è la classica, diciamo, struttura del dismorfico, eh? Quindi hanno molto spesso delle anomalie delle vertebre, si può presentare la cosiddetta vertebra farfalla, cioè una vertebra anomala formata male, che a volte crea anche un'alterazione quindi della conformazione della colonna. Si può avere una cifosi particolare, soprattutto a carico del tratto toracolombale, che crea a volte anche delle compressioni, a volte si deve anche intervenire chirurgicamente. Perché? Perché proprio nasce male questo soggetto, nasce proprio dismorfico. Eh? Ovviamente poi c'è una lassità tipica del soggetto, quindi dismorfico, ovviamente anche linfatico, sappiamo che i soggetti linfatici hanno una certa lassità, però nel dismorfico questa è maggiormente accentuata. E quindi è soggetta a delle lassità, quindi magari una rotula ballerina, una displasia dell'anca, soprattutto per ipotonicità della muscolatura che sostiene l'articolazione. Quindi hanno fatto tutta una serie di provvedimenti per migliorare la tonicità sia della colonna, quindi della muscolatura paravertebrale, in questo senso, che è quella che deve supportare il carico della colonna vertebrale. E soprattutto deve evitare quindi subussazioni, perché è un soggetto che tendenzialmente, aumentando l'addome, perché sono soggetti che col tempo tendono ad aumentare l'addome, si forma una sorta di cifosi. Questa cifosi, questa lordosi, chiedo scusa, questa lordosi non fa altro che peggiorare eventualmente la compressione a carico dei dischi intervertebrali. Quindi bisogna tenere tonica la muscolatura dell'addome e tonica la muscolatura paravertebrale, altrimenti va incontro a ernie discali. Quindi ci possono essere problematiche soprattutto a carico della cervicale, quindi in questo caso ovviamente si può ovviare, si può prevenire soprattutto questi soggetti con tutta una serie di rimedi che possono essere estratti cartilagine, metil solfossimetano, la vitamina C, il silicio, un pochino come nel resto un po' tutti i soggetti predisposti a malattie delle articolazioni.
Inoltre, un soggetto predisposto a una serie di dermatite, avendo una base tendenzialmente acidogena, quindi un soggetto tendenzialmente sempre intossicato, in questo terreno intossicato aumenta lo sbilanciamento del TH1 e TH2, quindi è tendente verso il TH2, quindi ha una maggiore predisposizione alle allergie e alle atopie. Quindi, prima di dare i soliti Apoquel, tutti quei farmaci che tendono a bloccare il prurito, bisogna capire il perché di questo prurito, quindi bisogna andare a monte della situazione e soprattutto bisogna ridurre questa iperacidità, questo edema magari sottocutaneo che poi predispone a questa infiammazione della pelle. Quindi bisogna fare tutto un lavoro di depurazione e soprattutto rivedere un'alimentazione che in questi soggetti ovviamente deve essere particolarmente accurata. Soprattutto bisogna evitare in modo assoluto l'eccesso di carboidrati. Essendo un soggetto tendenzialmente iperinsulinemico, quindi tendente al diabete, un pochino come tutti i linfatici, ma del resto anche i sanguigni abbiamo visto che c'è questa tendenza al diabete, bisogna evitare l'eccesso di carboidrati. Quindi dare il riso sicuramente non aiuta in questo perché aumenta anche la predisposizione al sovrappeso, all'obesità e poi tutte quelle malattie a esso correlate, no? È un soggetto che se sviluppa un tumore, generalmente questo tumore ha una tendenza proliferativa, a differenza del soggetto sanguigno, particolarmente sanguigno, che ha una tendenza infiammatoria, quindi un tumore infiammatorio. Abbiamo visto che nel sanguigno soprattutto c'è questo istamino. Diciamo energico e particolarmente istaminico con produzione quindi di mastociti nel soggetto linfatico è tendenzialmente un tumore proliferativo, un po' più lento nello sviluppo rispetto al sanguigno. E quindi anche qui però va combattuta questa infiammazione continua, quindi bisogna migliorare l'assimilazione del cibo e questo ovviamente lo si fa con tutta una serie di rimedi, anche l'aiuto di enzimi che migliora diciamo, la digestione, ma soprattutto evitiamo questi estrusi che non fanno altro che ristagnarsi in questo stomaco e quindi creare tutte le premesse per una dilatazione gastrica. Poi è un soggetto che è predisposto, beh, a cistite e calcoli ovviamente sono soprattutto dovute a un cattivo metabolismo, se vogliamo, ma soprattutto seguono anche una disbiosi intestinale, sono i classici soggetti che vanno in disbiosi intestinale, spesso sono disbiosi fermentativa ed eccesso di carboidrati, da questo accumulo di carboidrati, di amido che molto spesso questi cibi industriali hanno, e ovviamente creano disbiosi e questi disbiosi non fanno altro che infiammare la parete intestinale e di conseguenza la vescica ne risente. Ecco perché quando voi dovete curare una cistite, in primis dovete curare l'intestino. La vescica, no? Che l'intestino poggia proprio sulla vescica, quindi in primis dobbiamo curare la disbiosi intestinale. È un soggetto che va predisposto anche a questi fenomeni proliferativi a carico della vescica, si possono creare dei polipi, ovviamente si possono creare una serie di calcolosi, di ossalati, quindi bisogna curare molto, acidificare, alcalinizzare, ma soprattutto magari migliorare la diuresi. Questi soggetti, quindi evitare il cibo secco che già di per sé tende a concentrare. Poi ovviamente si possono presentare casi di ermafroditismo, vabbè, displasia dell'anca e ovviamente essendoci questa malocclusione molto spesso questi denti c'è un grosso diciamo deposito di tartaro, quindi bisogna stare un po' più attenti, avere una pulizia un po' più spinta, è soggetto spesso ai puliti di iperplasia gengivale che poi rispecchia anche un'infiammazione, una gastrite a volte cronica di questi soggetti, Quindi bisogna aiutarli in questo senso qua. Avendo una cattiva spinta ipofisaria, ecco l'ipofisi è importante per la crescita, per la struttura, no? E ovviamente per la muscolatura. Quindi io che cosa devo fare? Devo cercare di impostare una integrazione a migliorare questa muscolatura, perché questa mi deve sostenere, quindi la colonna vertebrale, sostenere l'articolazione, ma sostenere anche il ritorno venoso e linfatico, altrimenti c'è un ristagno. Quindi sostenere la muscolatura, per esempio, con l'arginina, che è un ottimo amminoacido, che ha anche un'azione di aumentare l'ossido nitrico, quindi migliora anche una certa vasodilatazione, quindi mi è utile non solo per il trofismo muscolare, ma anche per una certa attività cardiaca. Amminoacido per stimolare la tiroide, la bromelina come antinfiammatorio, inoltre il calcio è molto importante perché praticamente il calcio
è fondamentale l'attività mitocondriale per la produzione di energia. Questi sono soggetti che hanno una tendenza vagotonica. In effetti, il linfatico è un soggetto che metabolizza male il calcio. Ecco perché ha bisogno a volte di alcuni rimedi omeopatici come la calcarea bolle. Li metabolizza male. Inoltre, questo cattivo metabolismo del calcio, soprattutto questo calcio di serra, a volte lui lo prende dalle ossa perché deve alcalinizzare questo ambiente acido che si viene a creare a livello tessutale. A volte questo calcio purtroppo viene assorbito dalle ossa e viene poi messo nel circolo e si può andare a depositare a carico dei vasi, ma soprattutto a carico delle articolazioni. È un soggetto predisposto quindi a quelle esostosi, no? Oppure osteofitosi che si possono creare in corrispondenza delle articolazioni, ma anche della colonna vertebrale. Quindi dobbiamo cercare di alcalinizzare, quindi con tutta una serie di rimedi, in modo tale per evitare questa mobilitazione di questo calcio alle ossa che mi va a creare poi l'osteoporosi. E ovviamente il calcio, ecco perché a volte è importante il mineralogramma, mi sembra che abbiamo parlato qualche volta, perché il mineralogramma ci dà lo stato presente intracellulare del calcio, eh? Quindi, mentre la calcemia è relativa perché l'organismo man la manterrà sempre nei limiti, tranne che non ci sono particolari situazioni, e allora in quel caso sono pericolosissime, ipercalcemie importanti, può essere una neoplasia dove c'è un ipercalcemia importante, ma generalmente il calcio viene mantenuto come certi limiti attraverso dei sistemi tamponi. Ora, andare a valutare invece il calcio intracellulare è fondamentale, questo lo potete fare solo con mineralogramma, perché ci dice effettivamente all'interno della cellula la presenza di questo calcio. E qui il calcio è fondamentale come tonico, ha un'azione simpatico-tonica, a differenza del magnesio, che ha un'azione scusa, il calcio ha un'azione simpatico-tonica, esatto, mentre il magnesio ha un'azione vagotonica. Quindi il magnesio rilassa, il calcio deve contrarre, quindi dà tonicità. Quindi a volte noi dobbiamo apportare del calcio in questi soggetti, perché ne ha bisogno proprio per combattere l'osteoporosi dovuta a questa paratiroide, che lui è molto pronunciata l'attività di questa paratiroide. E soprattutto con l'età questa paratiroide aumenta la sua attività, non fa altro quindi che creare problemi non solo a carico delle ossa, ma anche per esempio della bocca, si possono avere dei denti vacillanti, si possono avere dei posti dove si è a carico quindi dei vari tessuti, soprattutto a carico periarticolari, no? Si possono avere calcificazioni in altri organi e inoltre poi si può avere delle problematiche a carico del cuore. Sappiamo quindi che il calcio è importante per la contrazione muscolare, quindi si può avere un'atonia, cioè una ipotonicità del cuore. Quindi in questi soggetti va integrato sia il calcio, ma soprattutto la vitamina D che serve proprio per far entrare il calcio all'interno della cellula. Quindi è un soggetto particolare, avete visto la difficoltà, soprattutto l'integrazione, che deve essere un'integrazione particolare. Perché è importante stabilire la costituzione? Perché per esempio se io do della tirosina, aumento la tirosina, potrebbe essere il bilioso, non faccio altro che accentuare quella sua irritabilità, quello suo stress, perché è accentuato soprattutto un'attività tiroidea molto intensa. In questo invece devo fare l'opposto, lo devo stimolare. Quindi mentre all'uno devo placare questo ipertiroidismo, nel linfatico lo devo stimolare. Quindi anche l'alimentazione sarà completamente diversa. Quindi praticamente devo dare un certo tono a questo soggetto. Per esempio, il miglio potrebbe essere un'alternativa sicuramente al riso, perché dà tonicità, dà un certo tono alla muscolatura. Per esempio, se devo scegliere delle verdure, potrei dare per esempio del sedano, che ha una certa tonicità sulla tiroide. Lo stesso dicasi per quanto riguarda le carote, che migliorano anche la detossificazione epatica. Cerco di dare tutte sostanze che migliorano la tonicità muscolare e dare anche un certo tono al soggetto che tende ad andare verso l'astenia. Avete visto i carlini col tempo tendono non solo a mettere peso, ma tendono anche a chiudersi un pochino, no? Ecco perché devono essere sempre stimolati. L'importante è che si devono muovere, non devono stare a casa la mattina e la sera, sdraiati, no? In un soggetto del genere, poi, che già ha un ipogonadismo, quando lo poi andiamo a castrare, soggetti per esempio femmine o maschi, addirittura poi si hanno altri problemi ancora di più accentuati, ma
Vedo che molti di voi non li sterilizzano, fortunatamente i maschi, invece purtroppo le femmine vedo che sterilizzano. Sapete che ovviamente nel parto c'è tutta una serie di problematiche dovute alle distocie, perché ovviamente la conformazione della testa è difficoltosa, anche loro nella contrazione hanno delle difficoltà, quindi devono essere sempre dei parti cesarei, e vabbè, questo lo sanno gli allevatori, sono preparatissimi in questo. Allora io direi di passare un pochino alle vostre domande. Non so che problematica avete con i vostri cani carlini. Ecco, in primis mi sentirei di dirvi: allora, se avete difficoltà, perché ci sono alcuni che hanno grosse difficoltà, ovviamente non serve un semplice diretta per poter affrontare tante problematiche. Voi dovete postare, diciamo, tutta la documentazione del cane e poi il video di questo cane per vedere un pochino l'ambiente in cui vive. E quindi dovete postare sul sito, sull'email info@alessandroprota.it, mentre per quanto riguarda il video dovete mandarlo su WhatsApp al numero 339 320 1159. Ma troverete tutto sul mio sito internet www.alessandroprota.it. Lì avete anche la possibilità di valutare un pochino i biotipi e in base al biotipo quindi stabilire. Cominciate a fare una sorta di quiz, no? In modo che vi rendete conto attraverso questa scheda che è scaricabile in PDF, riuscirete più o meno a inquadrare il vostro animale, che biotipo è. Quindi oggi abbiamo visto che è un soggetto che è un misto, quindi linfatico sanguigno, quindi andate a vedere le caratteristiche dell'linfatico del sanguigno, in più c'è questo dimorfismo che fa parte di queste razze, ma ce ne sono tanti esempi di dimorfismo. Per esempio il pechinese è un altro di questo, avete visto come è strutturato tutto male, sembra un po' storto, diciamo, questa colonna vertebrale che a volte dà grosse problematiche, i piedi che magari è soggetta a displasia sia del ginocchio che dell'anca, insomma, sono tutte strutture, sono soggetti che nascono con una, diciamo, con una struttura disarmonica, ecco, parliamo proprio di disarmonia. E quindi a maggior ragione dall'inizio, quindi dalla nascita, devono essere assistiti con la giusta integrazione. Quindi da lì deve iniziare un'alimentazione giusta, altrimenti questa loro alterazione tissutale, quindi questa loro lassità legamentosa, questa loro ipotonicità andrà a peggiorare nel tempo e poi si creano delle problematiche importanti che poi difficilmente noi riusciamo a venirne fuori. Poi è un soggetto predisposto anche a encefaliti, quindi encefalite necrotizzante, la meningoencefalite necrotizzante che ha una sua, diciamo, trasmissione genetica. Ovviamente è ovvio che la genetica dà un'impostazione, poi sono tutti quei fattori epigenetici che sono quelli predominanti, quindi l'alimentazione e l'ambiente, soprattutto lo stile di vita è fondamentale. Ovviamente dovete stare attenti anche a questi soggetti, essendo molto delicati per il sistema nervoso e soprattutto avendo già di sé una loro base di intossicazione, ovviamente l'aggiunta di metalli pesanti non fa altro che peggiorare la situazione. Pensate che l'alluminio poi prende il posto del calcio e quindi peggiora ancora di più questa loro alterazione, diciamo, del calcio a carico delle ossa, perché l'alluminio prende il posto del calcio, quindi pensiamo di quei soggetti che vengono sottoposti continuamente a vaccinazioni, l'idrossialluminio è un adiuvante che fa parte di moltissimi vaccini, con una certa quantitativa. Molto spesso i nostri vaccini hanno un quantitativo di idrossialluminio superiore a quello dei vaccini umani, quindi non sono, poi c'è il mercurio, c'è il piombo che magari un eccesso di questo si può avere attraverso scatolame, attraverso gli imballaggi, quindi bisogna stare attenti alla tossicità, ai metalli pesanti, che ovviamente vanno a interferire, quindi prendono il posto dei minerali e quindi vanno poi a creare dei blocchi enzimatici, dei blocchi attività cellulare, quindi non è da poco. Allora, vediamo un pochino. Cinzia, buonasera, buonasera Floriana, buonasera Antonietta, buonasera Doc, buonasera, buonasera Jennifer. Sì, allora, suppongo che tu c'hai un Carlino, sì. Laura Pugs, e beh, uno che ce n'ha un Carlino, ovvio che Pugs deve avere per forza un Carlino. Allora, Rosa, allora, non vedo domande, mi salutate, però
non vedo domani. Sì, un pastore tedesco, altri due meticci, ma un piacere ascoltarla, un veterinario preparato. Grazie Antonietta. Il pastore tedesco lo affronteremo senz'altro da settembre in poi. Sto seguendo un pochino tutte le razze, magari vai a vedere un pochino che biotipo è il pastore tedesco, così ti fa un'idea. Allora, buonasera, il mio Carlino, 14 anni, ha una displasia bilaterale cifosi della colonna vertebrale. Ecco, dicevo, la displasia è classica di questi soggetti, la cifosi è spesso una conseguenza, a volte anche associata alla displasia. Per esempio, questi soggetti molto spesso li faccio gestire con infiltrazioni di ozono, con infiltrazione anche periarticolare di alcuni composti omotossicologici, che hanno la funzione di rigenerare un pochino i tessuti, soprattutto migliorare la tonicità muscolare, quindi anche la fisioterapia, per esempio, potrebbe essere d'aiuto, l'integrazione, per esempio, di collagene, vitamina C, silicio. Dovete strutturare bene questa articolazione. Ovviamente un soggetto del genere ha difficoltà motorie importanti, quindi la fisioterapia, le infiltrazioni e l'integrazione è fondamentale, oltre a un'integrazione quindi di amminoacidi che migliora la tonicità muscolare, quindi l'arginina in primis, sicuramente. Sto guardando il video in diretta. Ciao Teresa, salve Teresa, Daniela, Paolo, il mio Carlino e la mia ombra. È vero, sono soggetti molto attaccati, sono molto attaccati al padrone. E bisogna stare anche molto attenti perché a volte dei cambiamenti di umore del soggetto, del padrone, si riversano attraverso delle vibrazioni al cane. Quindi se voi magari state in una situazione un po' delicata, magari state un po' scocciati per dire, no? Il vostro cane attraverso le vostre vibrazioni subito lo percepisce, quindi va anche lui soggetto a questo stato d'umore, no? Facciamo dieta casalinga seguita da un nutrizionista, priva di carboidrati. Le uniche problematiche, vediamo un po', le uniche problematiche riscontrate sono dei polfi interdigitali, è vero, ecco, mi dimenticavo di dire, sono soggetti molto spesso a delle cosiddette cisti che sono sterili, in effetti, sono dovute soprattutto a queste tossine che il soggetto elimina attraverso queste ghiandole sebacee. E poi si vanno a rossare, quindi il cane poi si va a leccare, tutta una serie di problematiche. Ti consiglio quindi di fare una sorta di impacchi con del magnesio marino, mettere, fare dei pediluve, poi mettere dell'argento colloidale, magari poi una pomatina antibiotica, soprattutto poi su queste cisti, che poi a volte si rompono, esce il materiale, si rimarge e poi riprende. Però devi stare molto attente, devi valutare se magari in questa dieta c'è un eccesso di proteine, come digerisce, drenare il fegato, c'è tutta una serie di cose, soprattutto migliorare il microcircolo, migliorare quindi questa risalita di stasi a volte linfatica, che poi è quella poi che predispone a questo diciamo, accumulo di tossine nelle parti declivi. Non cade perché è molto, molto delicato. Sì, lo so, è molto delicato, però purtroppo molto spesso è dovuta a una cattiva alimentazione dall'inizio. Luca, buonasera dottore, può indicare la migliore alimentazione per un Carlino? Allora, sicuramente un'alimentazione naturale, eventualmente associata con degli essiccati, eliminerei assolutamente il cibo estruso, quindi un'alimentazione naturale con l'aggiunta di enzimi è molto delicata. Poi bisogna valutare da Carlino a Carlino perché bisogna vedere adesso lui come sta. Ovviamente un passaggio dell'alimentazione deve essere fatto sempre in maniera graduale. Buonasera, dottor Carlino, a 12 anni, l'ultimo periodo si è riempita di cisti. Una grandina sulla pancia e sparse le cosce. Potrebbero essere dei lipomi, penso. No? Fare lei portarlo al prurito. Lei non portano prurito. Lei cosa mi consiglia? Allora, a volte sono delle cisti, cosiddetti dei lipomi. A volte l'infiltrazione con ozono riesce a far asciugare, perché l'ozono asciuga un po' il grasso, lo asciuga, infatti si usa anche per la cellulite. Quindi a volte infiltrazioni di ozono in queste ciste a volte fanno ridurre di parecchio, diciamo, le dimensioni. Se non danno fastidio, si possono lasciare ovviamente controllandole, perché molto spesso questi lipomi sono il frutto di un accumulo di tossine. È un soggetto che va incontro alla cosiddetta sicosi in termini omeopatico, quindi questi grumi di grasso sono proprio tossine che si accumulano, perché magari hai fatto una cattiva alimentazione, non hai gestito bene il soggetto, non hai migliorato la sua
tonicità, la sua irrorazione sanguigna, quindi si è ristagnato queste tossine. Prova con l'ozono. Allora, ciao Mariangela, la più assidua, Ludovica, ciao, Angelo, salve, vorrei sapere come si fa con la byte adesso. Non so che significa byte. Ah, col morso? Cioè con la malocclusione? Non capisco. Video interrotto? Non mi sembra, perché gli altri mi dicono che il video continua. Buonasera. È possibile togliere le crocchette e passare alla casalinga? Un cucciolo di 7 mesi, sicuramente, e ti consiglio di farlo al più presto, in maniera graduale. Quindi magari si dà una piccola porzione di crocchette, si inizia con questo alimento, il soggetto deve incominciare a digerirlo, e pensa a questo stomaco che non è mai stato, diciamo, abituato a mangiare della carne, adesso si deve piano piano, diciamo, educare. Parliamo di educazione alimentare. Il mio carlino ha avuto un intervento alla colonna vertebrale perché aveva liquido nel midollo e ha iniziato ad avere problemi con le zampine anteriori. Dopo l'intervento lui cammina bene, però le zampine di dietro non sono così forti. È normale, è possibile, dipende sempre da questo intervento come è stato fatto, l'evoluzione, dal grado di lesione. Sono degli accumuli di liquido nella dura madre, a volte si crea la cosiddetta siringomielia, che a volte sono dovute anche alle situazioni di occlusione, cioè di stenosi. A volte si può essere un'ernia discale, una stenosi. Adesso non so il tuo caso perché non lo conosco a fondo. Sicuramente dovresti fare delle infiltrazioni con l'ozonoterapia e migliorare l'attività neurologica a tutta una serie di integratori. Ci sono tantissimi integratori, per esempio acido alfa lipoico, la vitamina B1, B6, B12, c'è tantissimo da fare. Magari mi contatti e cerchiamo di fare un protocollo. Le problematiche caline possono essere simili alle problematiche dello Shih Tzu, sicuramente. Ecco, per esempio, lo Shih Tzu, bravissima, fa parte della categoria dei dismorfi. Dismorfismo. Vedete com'è strano come struttura? È un pochino come il pechinese, anche lui fa, diciamo, parte molto più linfatico, quindi un soggetto linfatico dismorfico, che ha molte problematiche del carlino, sicuramente, hai fatto benissimo. Lo Shih Tzu è uno di questi. Si consiglia una buona dieta casalinga per un soggetto sano di circa 4 anni, femmina sterilizzata. Ecco, già il fatto che è sterilizzata sicuramente passi purtroppo con un certo svantaggio, perché già questo crea ancora di più la tendenza al sovrappeso. Quindi la dieta non si può dare così semplicemente, va studiato il caso. Mi mandi tutta la tua documentazione, la foto del cane, eventualmente un video di come si muove, dopodiché poi sarà fatto un passaggio graduale. Ovviamente bisogna poi valutare gli alimenti come li tollera. Sono soggetti, per esempio, che non tollerano l'albume, altri che non tollerano il pesce, quindi bisogna valutare magari settimanalmente. Molto spesso chi fa la dieta può scendere la visita singola, il pacchetto di quattro consulti più di una visita più quattro controlli, perché bisogna valutare di volta in volta e aggiungere pian piano altre materie prime. Quindi non è possibile fare da subito un piano dietetico. Il mio cardino ha avuto un intervento alla colonna vertebrale perché aveva lì, vabbè, questo abbiamo già letto. Dunque, frutta consigliata per il PAG. Allora, sicuramente eviterei sostanze troppo zuccherine, quindi la mela secondo me va bene, anche perché c'è la pectina che ti aiuta anche molto nella progressione, quindi nell'attività intestinale, è un buon probiotico. Voglio dire, la mela sicuramente va bene. Per esempio, le verdure io molto spesso consiglio di dare quelle essiccate, che non solo cerca anche di compattare, dà un pochino effetto, diciamo, croccantino, ma evita quelle fermentazioni che questi soggetti vanno spesso incontro. Sono soggetti che vanno incontro a dilatazione e distensione del colon. Questa disbiosi, questa alterazione a carico dell'intestino si ripercuote sull'apparato respiratorio, perché c'è un collegamento molto diretto tra intestino e apparato respiratorio. Molti di voi magari hanno una colite e hanno un'infiammazione dei seni. Perché? Perché c'è un collegamento della mucosa e dell'intestino con quello dell'apparato respiratorio. Quindi chi è soggetto a coliti recidivanti, molto spesso c'è una sinusite, quindi fenomeni di infiammazione dei seni, si può avere un'infiammazione
retrofaringe, ma soprattutto delle tonsille, quindi a volte anche un'ipertrofia linfonodale, che a volte viene magari presa anche per un linfoma, quindi entra poi magari in un circuito chemioterapico quando magari è dovuta a una problematica intestinale. Quindi dovete stare molto attenti perché patologie a carico del grosso intestino, soprattutto, si ripercuotono sulle prime vie respiratorie, quindi aumento di produzione di muco anche a carico dei bronchi, si possa avere quindi delle bronchiti, proprio in concomitanza con infiammazione dell'intestino. Proprio questo ce lo dice la medicina tradizionale cinese, quindi non diciamo niente di inventato. Salve Ivana, Monza, Monza riprenderò a settembre, adesso purtroppo c'è stato questo problema del coronavirus. Io penso di riprendere un pochino i miei viaggi itineranti da settembre. La mia 7 anni, le do 50 grammi di tacchino, vitello e una verdura, secondo lei basta? Come sostituisco riso o pasta? Quindi dai, 50 grammi di tacchino o vitello. Adesso non so quanto peso, ma suppongo che dai parecchio riso, pasta, quindi stai facendo un errore perché stai aumentando la massa grassa di questo soggetto. Dobbiamo aumentare la massa magra, quindi cioè, dobbiamo aumentare la tonicità muscolare, quindi dobbiamo magari aumentare quelle che sono le proteine nobili e ridurre quelle che sono la quota di carboidrati. La pasta assolutamente no. Buonasera, dottor Po, adoro la razza carlina. Rubens per ben 14 anni, salute, meraviglioso sotto tutti i punti di vista, ma soprattutto ritengo che sia fondamentale la selezione perfetta. Hai ragione, molto spesso queste selezioni troppo spinte con sanguigni poi aumentano queste alterazioni, questo aumento di pieghe accentuate, a volte crea non grossi problemi. Volevo un suo parere sull'alimentazione, visto che a breve ne avrò un altro, e forse la coppia. Io ho sempre cucinato ad hoc per il cane, con riso soffiato, carne di pollo bollito, carote bollite e qualche volta zucchine bollite. Il cane ha sempre reagito benissimo, nessun problema alimentare. Chiedo se è corretta come alimentazione, se magari che tipo di alimentazione è più corretto utilizzare. Allora, sicuramente la cattiva abitudine è quella di dare il riso tutti i giorni. Il riso non serve darlo tutti i giorni, soprattutto un soggetto linfatico dove dobbiamo cercare di tenere bassa l'insulina. È un soggetto già che tende a una resistenza insulinica, quindi dobbiamo cercare di tenere bassa questa glicemia. Quindi il riso se lo volete dare, ma sicuramente non tutti i giorni. Io sarei più per dare, per esempio, del miglio che dà più tonicità, e quindi vorrei cercare di evitare di aumentare questa glicemia che è data proprio dal riso, che dà dei picchi glicemici non indifferenti. Se lo vuoi dare, magari non più di 2 volte a settimana. Ovviamente la dieta poi va impostata a secondo. Quindi inizierei da subito, sicuramente fai benissimo a iniziare un'alimentazione casalinga. Fai benissimo. Segui i suoi consigli già da qualche anno e le mie carline 6 e 12 stanno alla grande. Grazie, grazie Laura. Allora, la mia carlina a 12 anni, ultimamente ho notato che sono uscite dei cisti non sanguinanti, ai lati della pancia e piccoline zampette. Che mi consiglia? Mi sembra che abbiamo parlato prima. Sì, sono dei cisti che purtroppo recidivano proprio perché il soggetto ha una sorta predisposizione a stagnare liquidi verso le parti declivi. Cosa si può dare per disintossicare il carlino? Allora, devi fare prima di tutto una terapia, una dieta che non sovraccarichi il fegato, ma soprattutto che dia una buona progressione dell'attività intestinale, quindi una buona peristalsi intestinale. Quindi sicuramente la fibra deve essere presente, prebiotici, probiotici non devono mai mancare, e inoltre depurare il fegato, quindi magari anche con delle erbe un po' amarostiche, per esempio dare tono col sedano, abbiamo detto che da tono stimola pure un po' la tiroide. Ovviamente bisogna conoscere però le cose, per esempio il prezzemolo, che stimola la contrazione della muscolatura pelvica, se lo diamo in gravidanza può creare degli aborti, quindi bisogna stare molto attenti, bisogna conoscerle le cose. Io adesso colgo l'occasione per dire, insomma, sto facendo proprio un libro, un testo con tutti i biotipi e in relazione al biotipo, quindi l'alimentazione un po' più adatta, quindi anche perché ritengo che ogni biotipo ha bisogno di un tipo di alimentazione particolare, un tipo di integrazione particolare. Qui abbiamo detto che dobbiamo spingere la tiroide, quindi magari anche delle alghe sicuramente aiutano, no? L'apporto, aiutano la tiroide, cosa che magari non dobbiamo fare il soggetto che già
c'ha un ipertiroidismo, quindi un soggetto bilioso, tipo soggetto come potrebbe essere un border collie, un maltese, che già sono ipereccitati, no? Quindi vedete com'è diverso. Anche per esempio l'uso dei carboidrati bisogna farlo in maniera tale, per esempio un soggetto sanguigno che devo più depurare, per esempio l'orzo potrebbe essere un'alternativa, il riso, che sia nel sanguigno che nell'infatico mi alzano molto la glicemia e quindi mi alzano l'infiammazione. Quindi stare molto attento col riso. Allora, ogni tanto, allora, vediamo un po'. Ah, la sincope, specie di sincope, di brevissima durata. 14 anni, potrebbe essere che ogni tanto potrebbe avere delle aritmie. Quindi dovresti fargli vedere bene il cuore, valutare bene questo cuore. Bisogna valutare anche la pancia, perché a volte quando questa pancia è molto distesa, preme sul diaframma, e il diaframma poi stimola. Premendo, stimola a volte il cuore, a volte può dare dei stimoli aritmici. A volte questi soggetti, quando si corrigono la sera, possono avere delle aritmie importanti, magari poi vengono curate con dei beta bloccanti, quando magari poi bisogna ridurre questa tensione addominale, questa distensione addominale. Quindi sono tanti dei fattori, dovremmo sentirci per vedere un pochino. Allora, buonasera dottore, la mia cagnolina si scuote sempre le orecchie. Ecco, purtroppo un grosso problema del Carlino, data la conformazione delle orecchie che tende a chiudere il condotto uditivo, quindi a non respirare bene, no? Quindi è un condotto che si chiude un po' si accartoccia, se volete. Lì dovete fare una pulizia, non dico quotidiana, ma quasi, con dell'argento colloidale, quindi delle goccine magari di argento colloidale, per pulire sempre bene il condotto, perché tenete presente, quando abbiamo parlato di infiammazioni che sono poi collegate all'intestino, quindi infiammazione delle prime vie aeree. Quando si infiamma il palato molle, il retrofaringe, tutto, diciamo, la bocca, si infiamma anche l'orecchio, perché c'è la tromba di Eustachio, che c'è il collegamento naso-orecchio e gola. Quindi in quei casi là aumenta la produzione di cerume e quindi va soggetta a malassezia. Quindi a volte io preferisco fare delle pulizie un po' più accurate, perché se poi voi non le trascurate quelle orecchie, si formerà proprio un vero e proprio tappo di cerume, di malassezia, quel colorito nerastro che voi vedete quando pulite quelle orecchie. Ecco, quindi l'argento colloidale a volte si devono pulire con delle soluzioni ceruminolitiche, quindi schiumogene, che però andrebbero messe dopo che ci si è accertati che il timpano è integro, altrimenti create dei grossi problemi. Però vedete che se l'intestino sta a posto, molti di voi che hanno provato, molti clienti che hanno provato questa dieta detossificante, questa in primis togliendo molto spesso il cibo industriale, già l'intestino va meglio e anche le orecchie producono meno cerume. Verdure essiccate, esatto, sì, ci sono delle aziende che usano queste verdure a fiocchi, sono presenti su alcune aziende, soprattutto listiche. Non posso fare nome per una questione di serietà, ma comunque sapete, molto spesso io prescrivo proprio delle verdure a fiocchi, fioccate, un pochino anche come l'avena a volte, ma le verdure miste fioccate sono una buona alternativa. Dovete cercare soprattutto questi negozi che vendono alimenti biologici. Mangia umido a 3 anni e pesa 6,5 kg. Purtroppo Isi non ti posso aiutare, perché 6,5 kg significa relativamente poco. Bisognerebbe vedere lui quest'umido, che tipo di umido è, perché ovviamente non tutti gli umidi sono uguali. Ci sono delle scatolette che hanno una qualità, altre invece che hanno una cattività pessima. La maggior parte, quelle maggiormente pubblicizzate nel settore veterinario, molto spesso sono proprio le peggiori. Io preferisco utilizzare delle linee diverse che non fanno parte della linea spesso che viene più pubblicizzata nell'ambito della veterinaria. Sono aziende olistiche, dove ovviamente c'è una minore presenza di amido, che molto spesso in questo scatolame c'è molto amido, sia come patata, quindi farine varie, che comunque vengono poi messe in una sorta di patè, quindi a quel punto non sa nemmeno dentro che ci sta. Quindi io consiglio sempre uno scatolame dove voi vedete proprio la materia prima all'interno. In che modo si dà il miglio? Il miglio si deve cuocere, quindi va in qualsiasi diciamo tutorial video YouTube, vedrai come si cuoce il miglio. Ovviamente devi dare in quantità molto bassa, cioè parliamo di un cucchiaio, insomma, non di più. Ovviamente non tutti i giorni, a
associandolo magari a delle proteine, a volte meglio non proteine da carne, si può associare per esempio a dell'uovo, si può mettere del brodo vegetale dentro, si fa una sorta di minestrina con qualche pezzettino di bresaola, ecco, potrebbe essere un'ottima cena prima di andare a letto, cioè dovete mantenervi sempre leggeri da sera. L'alga corella fa bene ai nostri cani, sicuramente l'alga corella è un ottimo alimento proteico, serve molto anche per la detossificazione, per la chelazione in un certo qual modo, certo non fa miracoli, ma comunque in integrazione io preferisco spesso anche la spirulina come integrazione, un ottimo integratore. Salve dottore, io e Carlino ci siamo salvati da un incidente stradale in un cappottamento, siamo entrambi vivi per miracolo, anche per lui è rimasto il trauma. Invece è possibile che vive bene, entrati in auto, purtroppo non posso più portarlo nemmeno per pochi metri. Va in iperventilazione, spaventato, e a nulla serve cambiare posizione zero, è rimasto il trauma. Non so che fare, grazie in anticipo dottore, saluti dal Salento. Allora, sicuramente potrebbe aiutarti non solo l'uso dei fiori, dei fiori australiani, per esempio, ci sono tantissimi fiori australiani che agiscono proprio su questi traumi. Lo stesso, per esempio, il Rescue Remedy, uno di questi, per esempio, sono dei fiori di Bach. Oppure si possono adoperare in associazione anche il CBD oil, cioè il cannabinoid, l'olio di CBD, che ha un'azione ansiolitica. Ovviamente bisogna dosare in base alla sua sensibilità. Cerca magari di curare molto di più anche. Diciamo di farlo socializzare, di farlo distrarre, ecco, un'attività ludica, cioè cerca di portarlo magari in qualche, non lo so, farlo incontrare con altri suoi simili, si deve distrarre, deve fare anche un lavoro del genere perché la distrazione è molto importante, lui ha subito uno shock, capisci? Potrebbe essere tale questo shock che lui magari a quell'ora di quel intervento potrebbe addirittura nel tempo avere delle crisi epilettiche che vanno a ricordargli quell'evento traumatico. Quindi devi stare molto attento, devi iniziare da subito con questi fiori, da subito magari ti puoi far aiutare da un comportamentalista, ma devi curare molto bene lo stato psicologico di questo soggetto, in associazione a una buona integrazione. Quindi una buona integrazione, devi migliorare il suo stato d'animo, quindi c'è tantissimo da fare. Allora, ciao Carlino per caso. Allora, grazie mille dottore per l'indicazione, la scriverò, grazie per la sua disponibilità e cortesia, grazie a te Cristina, grazie Lucia, grazie Ticari, olio per orecchie ad uso umano, GSE, a base di semi con effetto antivirale, possono andare? Beh, sì. Devo dire che non è male, i semi di Pompeo, c'è questa azienda GSE che non è male, si mette poco. Quello che invece crea grossi problemi, a volte vedo che molti di voi usano quelle sostanze gelatinose a base di clorexidina, che già quella sensibilizza l'orecchio, quindi creano un po' di problemi. Poi rimangono queste orecchie umide, perché quando mettete questi liquidi e poi non andate ad asciugare bene l'orecchio, quell'umidità rimane all'interno e si creano grossi problemi, problemi enormi. Pensate che un'otite mal curata si può diffondere anche nelle parti sovrastanti, il cervello, e dare anche delle encefaliti, diciamo, infettive, batteriche. Quindi dovete stare molto attenti alla cura di queste orecchie, soprattutto non dovete mettere sostanze all'interno che poi non vengono asciugate. Quindi le gocce devono essere messe poche, magari concentrate, ma eviterei quei lavaggi con quelle sostanze saponose che poi rimane l'orecchio umido. A volte fa dei respiri belli rumorosi, come un russare, come se gli andassi attraverso qualcosa per alcuni attimi. E a cosa sono dovute? Dovute al fatto che questo palato molle lungo a volte si interpone e non lo fa respirare bene, quindi lui deve fare una sorta di colpo di tosse, espirazione forzata per rimettere quel velo palatino che si è messo in questa posizione, queste epiglottite, questo è il velo palatino, si mette al di sopra dell'epiglottite e non lo fa respirare. A volte quindi l'espirazione forzata fa in modo tale che questo velo palatino riprenda la sua posizione, ma a volte queste situazioni sono talmente gravi che andrebbero poi modificate con una chirurgia, con una correzione chirurgica. Quindi è importante perché migliorando la respirazione veramente questi soggetti migliorano in tantissime cose. Ossigeno significa dare vitalità, devi fare anche prevenzione. Beh, direi che siamo arrivati alla fine.
un gatto obeso per scongiurare l'ipotesi. Beh, i gatti faremo. Ho fatto una puntata proprio sul gatto, quindi vado a vedere, è molto interessante. Mio decorticato, noi lo mangiamo in famiglia, giusto? Brava, perfetto, va benissimo quello decorticato. Beh, che dire, abbiamo passato una bell'ora insieme. Spero di esservi serviti, soprattutto cercate di condividere questo video. So che siete tantissimi gruppi con queste problematiche. Molto spesso vedo che postate nei vari gruppi queste lesioni, ma la lesione cutanea non può essere curata se poi alla base non agite a monte del problema. Quindi è inutile mettere la pomatina a cortisone, lo spray, diciamo, disinfettante e tutto il resto se non curate a monte il problema. Quindi questi soggetti abbiamo visto la loro predisposizione, allora abbiamo visto questa intossicazione cronica, che hanno bisogno di ossigeno, bisogno quindi di detossificarsi, quindi dovete curare bene l'alimentazione, è inutile curare, mettere le toppe con l'antinfiammatorio, con tutta una serie di rimedi che non fanno altro che bloccare il sintomo senza andare poi all'origine del male. Quindi cercate magari di condividere con voi che nei vari gruppi. Io sono a vostra disposizione, per tutte le informazioni sui consulti andate sul mio sito www.alessandroprota.it, vi sono tutte le spiegazioni come potete ricevere una consulenza online o in videochiamata. Vi saluto, alla prossima, ciao!